L'idea che fosse, non ci fosse più Andrea era per tutti noi, anche per me che lo frequentavo da pochi anni, ma come perdere per ognuno di noi un padre. Successe qualcosa di incredibile. Ognuno, io arrivai e come tutti pensavo, io sarò una delle 10 persone, 20, 50 più care al gallo, cioè sono quella con cui lui ha un rapporto privilegiato. Ci stavo ora a parlare al telefono, mi sentivo la figlia di lui mi chiamava la sua fidanzata veramente, perché quando mi vedeva mi diceva: Belin, io tutte le notti mi sogno questa donna, cosa dite, farò peccato? E io ero pazza di lui. Io devo dire, mi sono innamorata anche di padre Gheorghe in un viaggio in treno, però devo dire che Don Gallo non l'avrei cambiato nemmeno con lui. Don Gallo, la sera del suo funerale, si manifestò in una maniera così prepotente, perché io pensavo di essere una delle persone che lui amava di più nel senso con cui era più vicina, con cui avevo un rapporto più stretto, a cui dava di più. E io invece improvvisamente mi trovai migliaia di persone. Saremmo stati 1.000, Megu, credo, quella sera, no? Gino, alla sua veglia. C'erano i Notav, una bambina dei Notav che portò, mi ricordo, questa. Tra l'altro, salutiamo Henri De Luca a proposito.